Grave attentato al circo Darek Stogni domenica pomeriggio durante il primo spettacolo. Un giovane sassarese di 25 anni ha staccato la luce al tendone proprio nel momento in cui si stava svolgendo il numero dei leoni. Immediato l'intervento di un dipendente che nel tentativo di riattivare la luce elettrica è stato aggredito da diverse persone con calci e pugni. In suo soccorso è arrivato il figlio, ma è stato aggredito a sua volta da altre persone che si sono unite al gruppo di aggressori richiamati dai loro compari. Al termine della violenta colluttazione i teppisti si sono allontanati e sul posto sono arrivate due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri che hanno identificato gli aggressori. Ad avere la peggio sono stati Angiolino ed Eusanio Martino, padre e figlio, rispettivamente di 63 e 36 anni. C'era in corso il numero dei leoni, il che è un numero pericoloso, e perciò io mi sono preoccupato di riattivare subito la corrente e per questo motivo ho trovato questi signori che volevano ristaccare la corrente dopo che io l'ho riattivata. Mi hanno preso a calci, a pugni, spintoni, eccetera. In suo soccorso è arrivato il figlio, a lei che cosa hanno fatto? Io praticamente cercavo di togliere soltanto queste persone da dosso a mio padre e sono stato anche io aggredito e ho riportato anche io delle lesioni al corpo. Sulle possibili cause dell'aggressione abbiamo sentito il segretario dell'organizzazione Circo Togni, Christopher Altari. Questa è la prima volta che succede in Sardegna un fatto del genere. Abbiamo un buon successo di pubblico, lo spettacolo è bello, i sassaresi sono molto contenti. Sulle condizioni degli animali e sulla possibilità che questi possano essere liberati abbiamo ancora sentito uno dei due aggrediti, Eusanio Martino. Sono tutti animali nati in cattività e che stanno qui con noi da diversi anni. Sono abituati a vivere in queste condizioni e per loro essere liberi sarebbe molto, molto problematico. Li accudiamo noi, li facciamo mangiare noi, vengono puliti da noi, quindi sono viziati praticamente e penso che si troverebbero male in un altro posto. La tromba d'aria che ha attraversato il nord-ovest della Sardegna ha scaricato in poche ore fino a 80 mm di pioggia, colpendo in particolare il Sassarese, la Romangia e l'Anglona, ma le bombe d'acqua e di grandine e il vento fortissimo hanno recato danni un po' in tutta l'isola. Le strade si sono trasformate in fiumi di fango e l'impeto dell'acqua ha sradicato alberi, divelto protezioni in cemento, fatto crollare muri e eroso viottoli di campagna. Nella bassa valle del Coghinas la violenza del vento ha causato danni molto gravi alle serre e nelle coltivazioni. Le devastazioni dei campi colpite da violente grandinate hanno spinto la Coldiretti a chiedere lo stato di calamità naturale. Molti anche i disagi nei trasporti per via degli alberi caduti, dei detriti e degli accumuli di fango che hanno reso inagibili le strade. Sulla tratta ferroviaria Alghero-Sassari all'altezza di Olmedo anche i binari hanno subito danni per le erosioni causate dall'acqua e l'Arsta ha bloccato il treno supplendo da oggi con gli autobus sostitutivi. Le immagini che vedete si riferiscono alla strada per Platamona dove il tratto di via De Martini alla rotatoria per Sorso Porto Torres è stata chiusa per il fango e i detriti portati dall'acqua. La linea MP dell'ATP ha dovuto fare capolinea alla fermata di via De Martini, tagliando i collegamenti per i residenti del litorale. Squadre di operai comunali e ruspe da ieri sono all'opera in numerosi punti per spalare il fango da strade e incroci. Si attendono nuovi allerta meteo. L'incentivazione del traffico aereo è argomento caldo e spinoso di questi ultimi mesi e mentre si attende il 28 novembre, data di scadenza della gara europea per l'acquisto da parte dei privati delle quote della Sogeal, il disegno di legge sulla ricapitalizzazione della società di gestione ha aperto uno spiraglio di speranza, ma non basta, e a farsi sentire ora è la segreteria territoriale Sassari Olbia di Will Trasporti. Solo attraverso un programma voli degno si possono preservare posti di lavoro diretti e dell'indotto e quindi l'economia stessa del territorio, scrivono in un comunicato ufficiale. Su queste tematiche si deve essere compatti nel richiedere fermamente a Sogeal e alla sua proprietà che alla contestuale ricapitalizzazione seguano impegno per investire nel rispetto della legge su una programmazione efficace e certa del traffico aereo che le indipendenti dichiarazioni di tour operator discutibili e privi di credibilità non hanno né possono garantire. I segretari territoriali Ruglio e Mastino affondano anche sull'azione della Giunta. La politica continua a perdere tempo, scrivono, con gravissime conseguenze per il futuro che non può essere deciso all'ultimo momento. Per Alghero bisogna utilizzare con urgenza gli strumenti certificati dall'Europa, confermati anche dalla decisione di fine luglio. Occorre porre le condizioni per l'immediata stipula di accordi triennali rinnovabili, proseguono. Inoltre chiedono di individuare le cause dei bilanci in rosso di questi anni, sulla cui correttezza formale non si eccepisce, ma sui quali sarebbe utile vagliare, caso per caso, settore per settore, il perché di passività e diseconomie che non devono essere spalmate indiscriminatamente su tutta la Sogeal e sui suoi lavoratori.
In vista del referendum confermativo della riforma costituzionale in calendario il prossimo 4 dicembre, proseguono gli incontri pubblici promossi anche a Sassari. Venerdì scorso il presidente emerito della Corte Costituzionale, Ugo De Siervo, ha partecipato a una conferenza promossa dal Fronte del No e dall'ANPI. La Costituzione, la prima democratica del nostro Paese, è stata cambiata già 16 volte. Dal 2001 ci sono state 4 modifiche costituzionali, di cui 2 importantissime che hanno toccato la legge di bilancio e il regionalismo. Su questo secondo aspetto interverrà anche la riforma proposta dal governo Renzi, ma con soluzioni che De Siervo boccia senza appello e che definisce confuse. Il Senato risulterebbe ben diverso dalle altre assemblee su base regionale presenti in Francia o in Germania. Qualcosa da salvare nella riforma però c'è. L'abolizione del CNEL, si toglie il riferimento alle province e sono previsti alcuni correttivi ai decreti legge. Domani, martedì 8 novembre, alla Camera di Commercio, il Fronte Renault propone un altro incontro pubblico. Interverranno Domenico Pantaleo, segretario nazionale della FLC, Federazione Lavoratori della Conoscenza, della CGIL, e Riccardo De Vitto, del Comitato Nazionale per il No al Referendum. Intanto il comitato Basta un Sì di Sassari ha aperto una sede in via Roma, dove è possibile ritirare opuscoli e altro materiale, ma anche avere chiarimenti sulle modalità di svolgimento del referendum. In questi giorni, oltre all'inaugurazione degli spazi con la presenza di esponenti di spicco del Fronte del Sì, saranno organizzati incontri e dibattiti. E sarà dedicato alle ragioni del Sì anche l'evento in calendario per sabato prossimo 12 novembre della Sala Angioi del Palazzo della Provincia in Piazza d'Italia, a cura del Comitato e dell'Associazione Sardegna Europa. Previsti tra gli altri gli interventi del sindaco Nicola Sanna, dei deputati Francesco Sanna e Irene Tinagli e dell'europarlamentare Renato Soru. Una Dinamo operaia e concreta sbanca il Palacarrara e Pistoia sul filo di lana con una condotta di gara misurata che ha visto in campo una squadra che è riuscita a mantenere bassa l'intensità che Pistoia tentava di alzare, specie dopo aver recuperato lo svantaggio e 7 punti che aveva accumulato la Dinamo. Si è giocato punto a punto e nonostante il forte impatto ambientale i giganti sono riusciti a contenere i pistoiesi che a una manciata di secondi erano ancora avanti di un punto. Ma un grande Savanovic a 16 secondi dall'ultima sirena riesce a prendere uno dei rari rimbalzi d'attacco e regala 2 punti preziosi per la classifica e da morale soprattutto per la gara che domani vedrà i nostri campioni impegnati ad Atene per il quarto round in Champions League. Dosare le forze è l'obbligo principale per raggiungere una forma ottimale che possa dare continuità nel gioco e nell'affrontare le 2 competizioni. La componente gruppo, sottolinea Coach Pasquini, sta diventando un fattore e su questo si deve continuare a lavorare. L'Alba Longa ha conquistato i 3 punti contro un latte dolce volitivo ma meno forte della capolista, che già nei primi 10 minuti ha raggiunto un doppio vantaggio sfruttando un approccio molto deciso dato la gara. Tutto sommato, una bella partita, quella vista su un campo reso insidioso dalle precipitazioni che hanno dato tregua per tutta la durata dell'incontro. Il vantaggio dell'Alba Longa è arrivato al 5° minuto con Succi che ha ribadito in rete una respinta ai Garau, al 10° sul rigore abbastanza dubbio il raddoppio di Delgado. Il gol di Carboni al 32° riapre la gara che mostra un latte dolce volitivo. Al 26° della ripresa è il 3° gol ospite che chiude la gara. Resta la soddisfazione di aver giocato una partita vivace con buoni spunti per quello che ha da venire, aspettando naturalmente il rientro dei troppi infortunati.